Come va? Benissimo. Andiamo in paese domani? Perché? No. Aveva ragione papà. Se non le aggiustava lui le cose, non lo faceva mai nessuno. Non esci mai. L'aspirina genera dipendenza, lo sai, vero? Ciao! Ciao Elena! Ciao Ciao. zio, che bello vederti dopo tutto questo tempo! Grazie nipote, ma come sei Hai la cresciuto? patta aperta. Marta! Ma che vamp! Che cazzo ci fai tu qui? È Era un po' che non ci vedevamo. passato un anno. Sei un po' in ritardo. È ancora arrabbiata per la storia del funerale. La storia del funerale di tuo fratello. Ma te l'avevo detto che quel giorno ero in tournée, lo sapevi, e mica potevo abbandonare il cantante così. Il mondo dello spettacolo è... Un po' esagera, eh. Non dirmi che avete le zanzare. Tigre. Ciao Artemio, piacere. Eleonora, piacere. Sono il cognato, eh. La nostra plant sitter. Prego. Cura le piante. Interessante. Molto. Perché te non sei capace. No. Dicevamo? Se posso dire la mia. Anche no. Marta, tu ti devi trovare un uomo, perché la vita va avanti, o no? Ti accompagno. Plant sitter. Che palle latino. Te lo insegnano come se fosse algebra. Poi ti trovi davanti a un sarcofago e nessuno lo sa leggere. Tu sei latino. Io non più. Socio, se non è telepatia, ti stavo chiamando in questo momento. Com'è? Cosa? Stasera? No, no, Terry, non posso, no. No, no. Sì, Terry, mai mollare il cliente, è giusto, ma...
li vado a prendere domani. Sono da mia cognata. Mi è successa una cosa gravissima, Terry, non puoi capire. Ieri è morto mio fratello. Qua sono tutti... Grazie, Terry. Qua sono tutti disperati, devo organizzare... Terry, ti richiamo. Prese. Con uno swing tirato forte, senza tremare, la pallina si porta via un pezzettino dei tuoi problemi. Chi ti ha dato il permesso di usare le sue palline? Lo diceva tuo padre, per questo che giocava a golf. Infatti lui sapeva risolverli i suoi problemi. Appunto. Cosa vuoi che ti dica? Si vede che non ho swingato abbastanza. Magari se avessi avuto voglia di insegnarmi, chissà. Ripetilo. Terry, neanche una bestia avrebbe detto una cattiveria del genere. Comunque, tu tagli fuori me. Tu tagli fuori me? E come fai? Terry, ti voglio dire una cosa. No, però mi devi ascoltare. Stai zitto un attimo. Anzi, aspetta un secondo. Aspetta. Terry, mi senti? Ecco, stai un attimo lì, eh? Ma tu di sotto, dove sei sparito? È disturbato. Ma sei tu disturbato, anzi malato sei. Tu sei malato, segno, ti devi fare Terry. Parla di qualcuno, qualsiasi una persona... Ciao, Terry. Perché non sei venuto al funerale di papà? Elena, io e tuo padre non ci capivamo. Io pensavo che lui fosse un coglione, lui credeva che io fossi un fallito. E che non sai stare al mondo. E che a 40 anni non hai una famiglia, non hai un posto fisso. E ora penserà anche che non hai più un telefono.
Intanto al funerale non ci sei venuto. Mettiamola così, la mia presenza non sarebbe stata gradita. Nessuno mi avrebbe voluto a quel funerale, neanche tua madre, neanche tu. Forse neanche lui, però. Invece magari... tutti. Comunque oggi, gran bello swing. Beh, grazie nipote, in effetti. Ho la stoffa, me lo dicono in tanti.